stringe al cerchio attorno al malvivente che terrorizza commesse e baristi di via Santa Lucia a Padova. Sabato l'ennesimo tentativo di furto. Clamoroso sviluppo dopo un incidente lungo la regionale del Santo. Nell'auto gli agenti della polizia locale scoprono droga per oltre 20.000 euro. Blitz dei carabinieri del NAS in un ristorante etnico di Albignasico, sequestrato un quintale di cibo potenzialmente pericoloso. Il comune di Padova prova a sperimentare il modello anticaldo per l'inverno e cerca sale di quartiere dove ospitare gli anziani che non riescono a scaldare la loro abitazione. Il consorzio di Colliugani è favorevole a un accordo con i produttori di Prosecco in Sorgolo, i vignaioli dell'area, nessuno tocchi il nostro Serprino. Stop ogni possibile spostamento della statua del Gattamelata, a spiegarlo il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, ogni decisione dice spetta la sovrintendenza. Eccellenze della campagna padovana in mostra nel ghetto, nel cuore della città, per valorizzare i prodotti tipici del territorio. Telespettatori di Telenord Est, buongiorno, buon lunedì, ben ritrovati con l'informazione da Padova e provincia. In primo piano c'è la cronaca, perché si stringe il cerchio delle forze dell'ordine attorno al malvivente che continua a terrorizzare commessi e baristi della zona di via Santa Lucia in centro a Padova con i suoi raid. Sabato sera l'ennesimo tentativo di furto e la telefonata al 113. Polizia e carabinieri stanno stringendo il cerchio. Nel frattempo la situazione resta preoccupante, come racconta questa giovane commessa di uno dei negozi nel mirino. Siamo tutte ragazze giovani o comunque ragazzi giovani e abbiamo paura soprattutto nel momento in cui chiudiamo le serrande e dobbiamo appunto andare a casa. Quindi questa è una cosa che ci desta preoccupazione, anche perché la persona in questione si è sempre rivelato estremamente spregiudicato anche nei furti. Qui sono in arrivo i vigilantes, spiega la giovane. Nel frattempo, tra negozi e locali pubblici, è gara di solidarietà. Ci telefoniamo ogni qualvolta questo soggetto viene individuato da qualcuno, ci diciamo come è vestito in modo da essere tutti quanti associati e uniti in questa cosa. Wanda Pellizzari, portavoce dei commercianti del centro, ha avviato una raccolta firme ed è pronta a consegnarle al comune. Nel frattempo la richiesta è una. Più controllo, più sicurezza, perché non si può andare avanti così. Adesso un'azione della polizia locale del campo San Pierese, un intervento per un incidente e la scoperta della droga. Sentiamo. Incidente sulla nuova strada regionale 308 del Santo, con un risvolto inaspettato a Borgorico. Un trentenne di Campodarsego, infatti, con la sua BMW Serie 1, sabato verso le 17.30 si è scontrato con una Polo guidata da un 37enne di Cassola. Da una prima ricostruzione, l'uomo alla guida della BMW avrebbe imboccato la strada statale contromano, scontrandosi con l'utilitaria per poi carambolare contro il guardrail. Gli agenti della Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese, intervenuti sul posto cercando i documenti del trentenne, che nel frattempo era stato soccorso e portato in ospedale, hanno scoperto che in auto c'erano diversi tipi di stupefacente come cocaina, marijuana e crack, già suddivisi in dosi. È scattata quindi la perquisizione a casa del trentenne, dove sono stati trovati ulteriori 100 grammi di marijuana, sostanze da taglio e un piccolo laboratorio per la produzione del crack. Trovata anche della chetamina, un farmaco utilizzato come allucinogeno, e del veleno di rospo, una sostanza dagli effetti psichedelici ottenuta dalla secrezione del rospo del deserto di Sonora in Messico. In tutto il valore dello stupefacente sul mercato supera i 20.000 euro. L'uomo, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è stato posto agli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in attesa del processo. Un altro incidente a Villa del Conte, vediamo.
Poteva andare molto peggio al conducente di quest'auto finita fuori strada lungo la provinciale 58 all'altezza dell'incrocio tra via Busiago e via Marconi a Villa del Conte. L'incidente è accaduto domenica. Il veicolo è uscito di strada per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, finendo la sua corsa contro il guardrail solo dopo aver abbattuto un palo del telefono. Illeso l'occupante dell'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgorico e il personale del SUEM 118. Un blitz dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni a Albignasio in un ristorante etnico. Vediamo cosa hanno scoperto. Prodotti privi di etichette e di ogni informazione sulla tracciabilità, con nessun manuale di controllo. Cibo di tutti i tipi, dalla carne al pesce, molluschi, fino alle verdure e ai dolci e alle preparazioni alimentari congelate. È la scena che si sono trovati di fronte i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Padova durante un controllo in un locale etnico di Albignasego. Gli hanno posto i sigilli a più di un quintale di prodotti pericolosi per la salute. I militari hanno contestato vari illeciti amministrativi per un valore complessivo di 3.500 euro e segnalato le irregolarità all'autorità sanitaria locale per i provvedimenti di propria competenza. Lasciamo la cronaca e parliamo del Comune di Padova e la sua decisione per le fasce più deboli, la questione caro bollette, la difficoltà di attivare il riscaldamento. Allora, per gli anziani c'è allo studio un progetto di sale calde di quartiere, un po' sul modello di quello che accade in estate per le sale fresche. Sale calde, appunto, dove unire l'esigenza di socialità alla difficoltà, appunto, di riscaldare la casa a causa dei rincari delle bollette. Per parlarci di questo abbiamo in collegamento da Padova la nostra Chiara Gaiani con Federico Cibotto. Chiara. Buongiorno da Padova, ci troviamo in una bellissima giornata di sole, anche se per fortuna autunnale, sull'Istonna con Francesca Benciolini, assessora al decentramento. Perché? Perché sta partendo questa iniziativa legata al problema degli anziani, al problema della difficoltà del riscaldamento, ma anche un grave problema di socialità. Ci racconta esattamente che cosa state facendo? Allora, l'obiettivo è quello di dare l'informazione a tutte le persone anziane di quali siano le opportunità di incontro e i luoghi di incontro che ci sono all'interno del territorio in cui abitano. Per arrivare a questo obiettivo abbiamo lanciato una mappatura anche con il supporto del Centro Servizi Volontariato e quindi con il terzo settore. Abbiamo lanciato questo questionario all'interno del quale chiediamo a tutte le realtà del nostro territorio di rispondere per aiutarci a fare una mappatura che ci permetta poi di preparare questo materiale informativo da mandare a casa alle persone anziane. Insomma, si sta clonando quello che avviene nel caso di caldo, quindi sale rinfrescate per il freddo, visto le difficoltà anche economiche a cui andranno incontro gli anziani probabilmente in questo inverno. Diciamo che questa conoscere dove ci siano iniziative, attività e luoghi può permettere alle persone che lo possono fare eventualmente di uscire, non solo per incontrarsi con altre persone, di partecipare ad iniziative culturali, artistiche, sportive, ma anche di sapere che in quelle ore, in quei luoghi, eventualmente si può trovare un luogo caldo. Quindi la cosa va incontro a questa doppia esigenza. Ecco, ecco, questo è un lavoro a due, nel senso che l'assessorato che segue lei lo sta facendo insieme all'assessorato al sociale. Tra l'altro Padova è una città, tra virgolette, con un tasso di invecchiamento piuttosto importante. Sì, abbiamo più di 200 persone anziane, quindi sopra i 65 anni, ogni 100 persone giovani, quindi al di sotto dei 25 anni. Questo ci dice che il rapporto è squilibrato, lo sappiamo, e anche se poi sappiamo che in realtà a Padova abbiamo anche tanti giovani non residenti che sono gli studenti, quindi il tema è complesso, ma sappiamo sicuramente che tante persone anziane vivono da sole, ecco. Quindi il tema della socialità è in questo caso collegato anche al proprio territorio, da qui appunto l'interessamento anche delle mie deleghe, quindi quello di lavorare per quartieri è un tema che va incontro in questo momento anche al tema delle bollette, il tema del possibile freddo e quant'altro. Ecco, direi che negli ultimi anni, tra pandemia e adesso emergenza energetica, stiamo capendo sempre di più che lavorare sulle reti di vicinato è importante
e sulla coesione sociale. Quindi fornire questa nuova informazione su quali e quanti siano i luoghi e le attività all'interno del territorio che le persone abitano va in questa direzione, creare legame e opportunità di conoscenza di quello che il territorio offre. Insomma, a me viene in mente una sorta di immagine di città che diventa un grande insieme di quartieri, in cui un quartiere diventa un piccolo paese in cui le persone solidarizzano e si aiutano. Sì, diciamo che in questi anni abbiamo lavorato molto per questa idea della città policentrica, in cui ogni luogo dove vivono le persone è il luogo centrale per loro e quindi vanno valorizzate anche socialmente tutte le realtà territoriali. Poi ci piace pensare che comunque Padova è sempre interconnessa e quindi stiamo lavorando anche per l'interconnessione all'interno dei quartieri, ma ecco sì, questa è, ci piace pensare, le persone abitano i luoghi, i rioni, quindi è giusto ed importante dar loro tutte quelle informazioni e anche quelle possibilità che i quartieri offrono, è la famosa città dei 15 minuti in qualche modo. Ecco, allora, se non ci sono delle domande da studio, noi ringraziamo Francesca Benciolini e speriamo davvero che questo progetto possa dare un concreto aiuto alle persone, soprattutto agli anziani, soprattutto a chi vive da solo. Ecco, da Padova quindi restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie a Chiara Gaiani, grazie all'assessore, grazie anche a Federico Cibotto. Restiamo però in città. I ponteggi sono stati appena issati attorno al monumento al Gatta Melata sul Sagrato del Santo a Padova, che già l'ipotesi di uno spostamento della statua per lasciarne in piazza una coppia esatta scatena la bufera. A dare fuoco alle polveri il neo sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Questo spostamento non sa da fare. Rievoca una scena di manzoniana memoria la querella che Vittorio Sgarbi solleva sul monumento equestre al Gatta Melata, capolavoro rinascimentale di Donatello. Sottosegretario alla cultura con delega al patrimonio artistico da pochi giorni, Sgarbi ha come sempre le idee chiare e le comunica in modo diretto alla delegazione pontificia, responsabile e custode del patrimonio artistico del Santo. Eh sì, perché l'ipotesi ripetuta da mesi di uno spostamento del monumento all'interno del Museo del Santo, sostituito nel Sagrato da una copia esatta, non aggrada per nulla al neo sottosegretario, che affida una nota al suo pensiero. Va escluso risolutamente, anche per evitare la diffusione di ipotesi senza fondamento propalate dalle cronache, che il Ministero consenta la realizzazione di una copia fedele da sostituire all'opera originale. Ipse scripsit. Conciliante la risposta del delegato pontificio per la Basilica del Santo, arcivescovo Fabio Dalcin, che ricordando operazioni recenti come lo spostamento del Marco Aurelio del Campidoglio, spiega che solo dopo aver raccolto tutti i dati necessari con le più moderne tecnologie, questi verranno vagliati dal comitato scientifico e dai migliori esperti mondiali del settore per prendere solo in seguito decisioni in sinergia con tutte le autorità competenti. Il dialogo è aperto, insomma, ma Monsignor Dalcin conclude: la copia del Gatta Melata resta un auspicio di questa delegazione, pronta a dialogare con tutte le istituzioni poste a tutela del bene culturale. Allora sentiamo, pochi minuti fa abbiamo raccolto al telefono le dichiarazioni del sottosegretario Sgarbi, sentiamo cosa ha detto. Non la convince lo spostamento della statua del Gatta Melata dopo una ricognizione, sottosegretario? Non è che non mi convinca, è impossibile. Qui non si sta parlando di cose private o di proprietà del Vaticano o dello Stato Pontificio, si parla di un bene universale che appartiene alla città e appartiene al mondo e che sta all'aperto da secoli e che può essere giustamente restaurato e anche riprodotto per farne gli usi che vogliono loro, ma l'originale sta all'esterno, punto. Ho dato indicazione precisa al sovrintendente Magani, che peraltro è d'accordo con me, il quale coordina tutta l'attività di ricerca e che non era citato in alcun modo negli articoli che ho letto, dove appariva soltanto il comune e il delegato pontificio. Si parla di scienziati che dovrebbero decidere, non decidono gli scienziati, decide lo Stato e decide la sovrintendenza. Io ho semplicemente richiamato in modo molto semplice le regole e i dati precisi che non possono essere rovesciati, il comitato può essere utile, gli scienziati, parola che non capisco bene cosa significa, che saranno una parte tecnici del restauro, chi li guida? Quando c'è un restauro, chi lo guida?
la sovrintendenza, è improvvisamente cambiato qualcosa. Quella è nata lì ed è uno dei 10 monumenti nazionali vincolati, quindi non c'è neanche, non c'è una polemica, guerra, sgarbi, Vaticano, non c'è una discussione. Hanno sbagliato dal punto di vista dei rapporti a indicare una cosa senza che la sovrintendenza avesse espresso un parere che e non è un parere, è una indicazione determinante, definitiva. Adesso invece un'altra polemica che riguarda il Serprino DOC. C'è un accordo tra i consorzi di tutela di vini eugani e del Prosecco e questo accordo crea una spaccatura con i produttori. Sui colli eugani abbiamo circa 850 ettari di superficie vitata con la vigna Glera. La Glera è la vigna che dà sia il Prosecco che il Serprino. Di questi 850 ettari circa 550 già sono patrimonio del Prosecco DOC perché le scelte fatte in passato hanno portato a questo. Ed erano legittime, mentre ce ne sono altri 300 circa che sono Glera atta a Serprino appunto per produrre il vino Serprino DOC con gli Ugani. Di questi 300 scarsi solo una piccola quantità, una parte viene rivendicata e questo sta creando dei problemi da un punto di vista economico a chi ha questi vitigni. Cosa abbiamo fatto quando questo nodo è venuto al pettine? Abbiamo cercato di in questo momento fare una sola cosa, fare il blocco di impianti, di nuovi impianti di Glera atta a Serprino. Questa è la posizione del consorzio di tutela dei vini DOC e DOCG dei Colli Euganei, posizione che ha creato una spaccatura tra i produttori che vedono minacciato il Serprino, tipicità euganea, a discapito del più rinomato Prosecco. Alcuni produttori hanno annunciato di volersi staccare dal consorzio per queste scelte, produttori importanti di peso nel panorama vitivinicolo padovano. L'invito che fa il consorzio è quello del dialogo, senza polemiche ma con un confronto che può essere solo che produttivo e vitale per il territorio. Siamo fiduciosi di trovare più proposte e portarle in assemblea e in modo che dopo sarà l'assemblea e i soci decideranno verso quale percorso andare. Oggi qualsiasi discorso sarebbe inutile perché è una proiezione che va fatta nel futuro. Torniamo in città, cartelle esattoriali e sovraindebitamento di famiglie e attività produttive. Fratelli d'Italia chiede al Comune di Padova di istituire l'organismo per la composizione della crisi. Un saldo a stralcio delle cartelle esattoriali dell'80% per i debiti più bassi. Se questo è uno dei progetti al vaglio del governo Meloni, a Padova il Circolo Cittadino di Fratelli d'Italia propone l'istituzione, come già avvenuto in alcuni comuni come Carmignano di Brenta, dell'OCC, l'organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. In particolare il Comune di Padova però non ci risulta abbia attuato o messo a disposizione nessuna struttura per favorire i cittadini nell'applicazione di questa legge. Chi si trova di fronte a cartelle esattoriali e problematiche di sovraindebitamento molte volte lo fa per problematiche o situazioni che non riguardano la sua diretta responsabilità, ma responsabilità magari di parenti che li hanno messi di fronte a delle garanzie o a dei debiti non soluti. Ed è chiaro che queste persone hanno bisogno di orientamento preciso. L'OCC, già istituito dall'Ordine dei Commercialisti di Padova, sarebbe un servizio per migliaia di famiglie e attività produttive che hanno contratto un debito. Nel frattempo il Circolo Cittadino di Fratelli d'Italia mette a disposizione un numero di telefono con servizio WhatsApp che risponde al 351 90 55 981. È un numero in cui ci si può rivolgere attraverso una segreteria telefonica, in alcuni orari naturalmente vi sarà anche un personale che risponde, ma soprattutto attraverso le segnalazioni via WhatsApp o attraverso anche le mail fratellidiitaliapadova@gmail.com. In centro a Padova la prima edizione di Eccellenze in Ghetto, un binomio tra agricoltura e commercio per valorizzare il territorio padovano. Ecco, molto bene.
Il ghetto di Padova torna protagonista insieme ai prodotti e le eccellenze del territorio. Eccellenze in ghetto, una mostra mercato che porta la campagna in città. Allora, è importante sia che l'agricoltura sbarchi in città sia che la città venga in campagna. È importante perché così ci si fa conoscere a un pubblico più ampio, quando è ovviamente molto più difficile, rimanendo in campagna, far conoscere i propri prodotti e le proprie eccellenze. Tra le strette vie del ghetto, come in un borgo di carducciana memoria, erano presenti 30 aziende agricole del territorio padovano che hanno esposto le loro primizie. Aperti anche i negozi del centro in un sodalizio tra commercio ed agricoltura per valorizzare le eccellenze. Oggi abbiamo invitato qui alcuni tra i migliori produttori di prodotti tipici del territorio perché vengano ad esporre, vengano in qualche modo a fare festa con noi. Una prima edizione che ha fatto registrare numeri importanti di presenze, testimonianza del fatto che Padova si dimostra ancora una volta attrattiva per i turisti. Sono delle realtà che si sono messe insieme e che noi come comune stiamo stimolando per generare iniziative che attirino turisti, che attirino visitatori, attirino cittadini. E nel fare questo hanno deciso di allearsi con le eccellenze dei nostri prodotti agricoli. Mi sembra un bellissimo connubio per rendere questo luogo interessante questa domenica, ma anche nelle tante altre iniziative che sicuramente questi protagonisti continueranno a realizzare. Continua il ciclo di incontri del progetto Fate le Brave, organizzato dal Cantiere delle Donne in collaborazione con l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Il cammino in 8 tappe di Fate le Brave ha toccato nel suo secondo step il tema dell'indipendenza economica e dell'educazione finanziaria, fondamentali per garantire alla donna piena consapevolezza e libertà. Se ancora oggi solo un quinto delle imprese italiane vede al vertice un'imprenditrice, sul piatto della bilancia pende anche il differente trattamento economico di genere. A parità di valore nello stesso lavoro, gli uomini e le donne vengono trattati in maniera differente e le donne hanno sempre un salario inferiore. Perché? Perché intanto sono più occupate nei settori meno pagati, quindi nei servizi, nell'istruzione e per esempio le giovani studentesse non sono incentivate nelle materie STEM, quindi la matematica, l'informatica, la tecnologia e sono i settori che sono più ben pagati e anche più, c'è molta più richiesta di lavoro. Consapevoli del loro ruolo nella società, le donne hanno fatto passi da gigante, ma ancora molti ne devono compiere per la loro indipendenza. Questa indipendenza è fondamentale che ci sia nel momento della disgregazione della famiglia. In modo che quando la famiglia per qualsiasi motivo si rompe, si disgrega appunto, le parti possano avere una loro indipendenza economica e non debbano essere dipendenti l'uno dall'altro e soprattutto sottoposte a delle forme anche di ricatto dall'uno e dall'altro. La violenza è la forma patologica di tutto questo. Fate le Brave torna il 1° dicembre alla Fornace Carotta con il terzo incontro dal titolo Come imparare a risparmiare e a proteggersi. E per noi è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.